anche del dottor Lando questa sera. Vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno permesso di fare questo evento, a partire dai nostri ospiti, Caterina Soffici, che ha girato moderatrice per questa sera, anche i nostri sponsor in Intesa San Paolo, Credit Suisse, e poi tutta la squadra che ha lavorato in queste settimane per questo evento. Qui lascerò la parola a due minuti a Manfredi Nulli, che ha aiutato con l'organizzazione di questo evento, per l'introduzione, e poi a Caterina Soffici, che introdurrà i vari ospiti. Grazie. Io contingerò abbastanza questo brevissimo saluto, visto che comunque stiamo iniziando un qualche minuto di ritardo. Anch'io comunque ci tengo a ringraziare intanto i ragazzi dei Trend Society della London School per aver organizzato questo incontro, che secondo me sarà molto interessante, che è stato certamente ben recepito qui un po' da tutti. Non voglio essere io a presentare, visto che Caterina, gli ospiti, però credo che siano due relatori che conosciamo tutti abbastanza bene. Uno scardinato, un magistrato fortemente impegnato nella lotta alla mafia, l'altro un politico comunemente e ampiamente riconosciuto come un politico impegnato nella lotta alla mafia. Questo, se volete, già una particolarità dell'Italia, un politico impegnato nella lotta alla mafia, quindi i politici non sono troppo impegnati su quel fronte. Credo che questo crea, ed è una delle ragioni della quella che viene definito poi il caso italiano, i problemi del nostro paese. Ci troviamo in una situazione difficile, che se ci fosse una politica diversa probabilmente i magistrati come Scarpinato potrebbero fare il loro lavoro con più serenità, senza sentirsi, no, come quando vai alla guerra ti dirigi contro l'obiettivo, però hai anche dietro il nemico, tutto ciò ovviamente non crea le condizioni ideali per poi vincere la battaglia. Sicuramente anche il fatto di Cosentino, per citare un esempio molto recente, pone delle serie questioni circa la capacità della classe politica italiana di dare delle risposte a quelli che sono i problemi del nostro paese e il clima culturale in cui l'Italia vive, il clima culturale dove purtroppo c'è una certa assuefazione rispetto a grandi questioni che poi sono alla base dei problemi del nostro paese. Credo che questo sia più che abbastanza, forse, ecco, mi consentite, qui veramente termino, citerei Calandrei, che nel 50 sosteneva la mafia non scomparirà fino a che vi saranno sindaci, deputati e magari ministri che debbano la loro elezione alla mafia. Grazie a tutti e passo la parola a te. La pagina 2, dove si è detto che faccio l'attore e mi ho
occupo di football americano. Questa era la cosa che ci teneva a farmi sapere, credo che lei sposa più. Ah, poi ce l'ha anche loro, questo. Allora, questo comunque che sapete già, è successo a tutto Palermo, tra il fondatore della rete, poi è avvocato, professore parlamentare. Comunque la cosa fondamentale è che è sempre stata in prima linea sul tema della mafia, adesso sono un punto ufficiale, diciamo così, come portavoce dell'Italia dei Valori. Molto alto, solo una piccola annotazione, essendo a Londra, sembra doveroso farla. Proprio l'altro ieri si è dimesso a Londra un ministro, Chris Young, che è il ministro per l'energia, il quale si è dimesso perché ha fregato dei punti della una multa, no? Una cosa che in Italia farebbe ridere, no? Perché non è poi sul punto della multa, ma perché lui si è dimesso? Tra l'altro non ha un altro punto, perché nessuno che lo ha mai scritto, non è stato condannato. Lui ha detto: io mi dimetto per non danneggiare il mio partito, non danneggiare il governo, voglio essere giudicato, già cosa lunare tutta l'Italia, voglio essere giudicato, primo. Secondo, voglio dimostrare che sono innocente, probabilmente non è innocente, però lui si difende così. Quindi prima si dimette, poi si vuole fare giudicare. E qual è la grossa colpa che viene imputata a lui? Il fatto che ha mentito ai suoi elettori e che ha ostruito il corso della giustizia. Dato che questo reato è prevista una pena fino all'ergastolo, lui è probabile che per una cosa del genere lui e la moglie, lui ha dato i punti della sua patente, cioè ha detto che è a guida della moglie e dell'altro, che è stata fotografata sull'automelo, c'era lui, c'era la moglie, proprio perché secondo lui ormai non aveva prodotto la patente, ha dato il punto alla moglie. Ecco, su questa cosa mi viene ovviamente da fare un ragione su cosa succede in Italia, e questo è il nostro dolore della questione, perché l'illegalità, la criminalità, la corruzione c'è in tutti i paesi del mondo, cioè, non è che stiamo cadendo dal pelo, diciamo, come mai qui sono tutti buoni e là no. No, in legalità c'è un punto, ma in Italia è diventata il sistema, è il sistema di potere, e la criminalità è arrivata a un livello di escalation tale per cui sarà molto difficile dare corso a una nuova era, se sarà possibile. Io chiedo ai due relatori di parlare, parleranno ognuno un quarto d'ora così, e poi li interrompiamo, se vanno oltre iniziate a alzare la mano e così avete più spazio per fare le domande. Eccoci. Allora io darei prima la parola a questo scaffinato. Se si esamina la storia dell'Italia e la si pone il confronto della storia di altri paesi europei, potete riscontrare che esiste una grave anomalia. Quindi il tempo, Francia, in altri paesi europei, le vicende della criminalità, tranne poche eccezioni, sono irrilevanti per il destino complessivo della nazione. Penso agli aspetti democratici, temi su questi incontri. Per questo motivo i suoi paesi, gli storici, non soffrono. In genere la questione criminale, che è una materia di cui si interessano soltanto gli specialisti, i magistrati, no? Gli avvocati, poliziotti. In Italia invece la storia politica e sociale della nazione è intrecciata in modo così inestricabile con la storia della criminalità che a mio parere non è possibile comprendere la storia nazionale se non si conosce. Questo a mio parere avviene, ed è avvenuto, è che in Italia cospicui settori. Non so se avete sentito che non avevo detto. Allora questo a mio parere avviene perché in Italia da secoli cospicui settori delle classi dirigenti hanno utilizzato il crimine come strumento ordinario di lotta politica e di lotta. Tutta
storia italiana è segnata nei secoli dalla finalità delle classi dirigenti che si è manifestata essenzialmente nel primo. Il primo modo è l'utilizzazione della strage e dell'omicidio politico come strumento ordinario della società. Il secondo modo è l'utilizzazione della mafia come strumento per imporre il proprio dominio in questi settori dell'economia. La terza forma dell'accumulare potere è stata ed è la corruzione sistemica, e cioè la predazione sistematica delle risorse. Poiché le classi dirigenti occupano il vertice della piramide sociale e da quella punto indicano l'evoluzione dell'intero sistema sociale, la questione della criminalità dei potenti, cioè di vasti settori delle classi dirigenti, in Italia non soltanto è minacciata dalla storia nazionale, ma è scindibile dalla questione stessa dello Stato e della democrazia, perché a seconda del modo in cui si evolve la criminalità del potere, posso aiutare gli equilibri politici nazionali, può mutare la qualità della democrazia. Per questi motivi, un paese, un francese, un tedesco, può tranquillamente ignorare le vicende criminali del suo paese, ma un italiano che ignora la storia del percorso della criminalità del potere, secondo me, è privo di una chiara lettura essenziale per capire la nostra società. Non è in grado di capire perché in certi momenti essenziali la storia, la grande storia, ha preso una direzione che ci porta. Non è in grado di capire perché cambia il panorama istituzionale, non è neppure in grado di capire quali sono i veri motivi che hanno determinato l'emanazione di certe leggi al di là delle motivazioni che risultano nelle attività parlamentari. Non è in grado di capire perché l'Italia ha ciclicamente il deporto nazionale a causa dell'incapacità della popolazione delle sue classi dirigenti. Non è in grado di capire perché la criminalità dei poteri stia condannando i poteri, stia condannando il paese al vero. In sintesi, in un paese come l'Italia, la criminalità del potere è una componente fondamentale delle dinamiche macro-politiche e macro-economiche che incidono soltanto sui processi di composizione e distribuzione del potere, ma anche sul mercato e sulla nazione. Come dicevo prima, nel corso dei secoli, la criminalità del potere si è manifestata in tre modi: lo stragismo, l'omicidio politico, la mafia e la corruzione sistemica. Lo stragismo è una costante storica. Nessuna storia nazionale come la storia italiana è segnata da una serie di procedure ininterrotte. Tralasciando per verità la strage del potere monarchico e il potere fascista, pensiamo alla strage del potere repubblicano. La storia della Repubblica italiana è inaugurata da una strage politica che tutti gli storici definiscono una strage di Stato, ma inizia la strage di potere della finestra. Il 1 maggio 1947, quando la banda Giuliano riceve il mandato politico di sparare su una folla di nervi contadini che stanno celebrando la festa del lavoro, per un uccidio di 40 persone, e altre destra non sono ferite. Ma quello è soltanto l'inizio della strategia stragista in Italia, che poi continuerà ininterrottamente per tutta la fase di strage, dalla strage di Piazza Fontana a Milano, la strage di Piazza Maria Brescia, la strage di Italia, la strage di Bologna e così via, sino alle stragi politiche mafiose del 1992 a Palermo e a Firenze e a Milano nel 1993. L'elenco degli omicidi politici poi è sconfinato, non basterebbe un'ora semplicemente per elencare i nomi degli eventi. Il sigillo del potere, la regia occulta di mandanti eccellenti appartenenti alle classi dirigenti dietro queste stragi, di tanti decidi politici e a mio parere attestata da vari indicatori. Il primo indicatore è che in molti casi, in troppi casi, è stato accettato che le indagini della magistratura sulla strada e sugli omicidi sono stati depistati dalle forze di polizia e da servizi segreti appartenenti allo Stato. In tutti i libri di storia sono mai raccontati depistaggi che impedirono alla magistratura di accertare i mandanti politici nella strage di potere della finestra, ma si trattarono di primo caso di depistaggi. I giudici di Bologna hanno condannato con sentenza definitiva gli esponenti dei servizi segreti italiani per avere fuorviato le indagini della magistratura della strage. La prima gola della strage di Bologna, le indagini della strage di Piazza Fontana a Milano furono fuorviate sulla pista di Gaberti, c'è ancora una volta e anche la strage di Brescia è stata depistata.
per pervenire ai nostri giorni anche le stragi, anche le indagini sulle stragi di Capaci di Via D'Amelio nel 1992, cosa che sono stati assassinati Gianni Falcone, Paolo Borsellino, io non lo so, hanno subito depistaggi e interferenze esterne. Nelle indagini in corso per la strage di Via D'Amelio, del 19 luglio 1993, è emerso che esponenti delle forze di polizia hanno introdotto il processo dei falsi collaboratori, i quali hanno depistato le indagini di struttura, facendo condannare gli innocenti e coprendo i responsabili. È stato accertato che un'agenda di Paolo Borsellino, dove Paolo Borsellino aveva annotato dei segreti scottanti pochi secondi dopo della strage, è stato prelevato da un carabinieri e è stato fatto sparire, la magistratura non ha mai potuto esaminare. Un secondo indicatore della presenza di mandanti occulti partendo dalla casa di genere, di costrati, amici di politica, è questo: tutti gli esecutori mandanti delle strage di genere che erano depositari di segreti scortanti che ne hanno minacciato di fare il nome dei mandanti eccellenti sono stati tutti assassinati. Così sono stati assassinati tutti gli esecutori della strage di Portella alla Ginestra, 10 persone. Da Giuliano il capo della banda fino a Gaspare Pisciotta, l'ultimo, il quale dopo aver minacciato di dare il nome dei mandanti politici in udienza è stato assassinato all'interno del carcere di Giardona per un caffè corretto alla stanchinina, anche colui che gli aveva portato il caffè corretto alla stanchinina è stato poi assassinato. Armando Buzzi, condannato all'ergastolo come uno degli esecutori materiali della strage di Piazza Loggia e Brescia, è stato strangolato in carcere a partire del 1981, quando aveva appena iniziato a collaborare con la magistratura e stava per farlo. Andrea Giuetti, mafioso che aveva partecipato all'esecuzione della strage di Capaci nel 1981, è stato trovato impiccato in carcere e accanto al suo corpo c'era un bigliettino nel quale faceva degli strani avvertimenti ai suoi contatti con i servizi segreti. Ma il sigillo del potere di tanti di questi strani, di tanti di questi omicidi, oltre che nelle impossibilità della magistratura di risalire mandanti eccellenti di questi strani di questi omicidi, si manifesta anche nelle impossibilità del Parlamento di fare luce sui retroscena politici della strage. Così, dopo la strage del Ponte della Ginestra, non fu possibile, nonostante fosse stata richiesta per oggi, si chiedono che non c'era parlamentare di retroscena della strage. E così la Commissione parlamentare sulle stragi neofasciste degli anni 70 e 80 è stata lasciata morire per tacito accordo trasversale di tutte le forze politiche senza che prima depositasse una relazione sui suoi lavori, dopo che per anni aveva ascoltato con il potere della magistratura testimone aveva raccolto tonnellate di documenti. E così la commissione parlamentare antimafia, che ha aperto l'inchiesta sulle procedure delle stragi politiche mafiose del 92-93, si è dovuta arenare dinanzi ai silenzi, ai non ricordi, alle tante reticenze di uomini di Stato. È come se vi fosse la consapevolezza che fare luce su quelle stragi dovrebbe aprire un vaso di Pandora. Una parte dello Stato dovrebbe processare un'altra parte dello Stato. O se preferite, una parte della classe dirigente dovrebbe processare un'altra parte della classe dirigente con effetti destabilizzanti per gli equilibri macropolitici del Paese. Così la polvere viene riposta sotto il tappeto, gli scheletri vengono messi sotto gli abiti degli attacchi, poi il 2 agosto, l'anniversario della strage in Bologna, il 23 maggio 19 luglio, l'anniversario della strage di Capaci di Via D'Amelio, ci battiamo tutti ipocritamente il petto e ci vediamo sotto la colpa della retorica ufficiale le piante pubbliche della nazione. E questo è la cena dello stragismo. Passiamo alla seconda forma in cui si è manifestata appunto dai potenti, la mafia. Oltre allo stragismo, anche il mutuo mafioso costituisce una costante. Magistrati e criminologi sono oggi preoccupati per un fenomeno che si diffonde a macchia d'olio, con l'attività dello Stato, cioè la progressiva diffusione del metodo mafioso nel mondo dei colletti bianchi, al di fuori di quello che viene ritenuto il suo habitat territoriale, cioè il potere di Cosa Nostra, per il fenomeno, in centinaia di indagini in tutto il paese, da Bolzano a Palermo, emergono associazioni.
utilizzare legalmente spazi di potere e comunque lo va a fare. Ma la diffusione del diritto di mafioso all'interno dei modi del collettivo bianco costituisce una novità soltanto per chi non conosce la storia di Milano, perché il diritto mafioso non è affatto una creatura di personaggi come Milena, Provenzano, che vengono nelle fasce del mondo, al contrario, è una creatura delle classi dirigenti. E quindi a capire non sono intoccato. Si chiamava Leopoldo Franchetti, grande sociologo, uomo della destra liberale, che subito dopo l'unità d'Italia scrisse un'indagine sulla mafia pubblicata nel 1866 che viene ritenuto da tutti gli specialisti un capolavoro insuperato sulla mafia, tanto che quando qualcuno mi chiede cosa legge sulla mafia io consiglio questo, perché la diagnosi più lucida che ci sia. Leopoldo Franchetti, dopo mesi di permanenza in Sicilia, si rese conto che la mafia non era, lui e tanti altri con la fede da lui ritenevano un problema di ordinaria criminalità che fosse gestibile con gli strumenti normali di polizia, comprese che la mafia è, ed è un mix micidiale di cervello borghese e di paraproletario. Prese atto in sostanza che i più importanti capi mafia del 1876 erano colletti bianchi, che lui definì testualmente i facinorosi della classe media, cioè esponenti della classe dirigente che utilizzavano un metodo mafioso come metodo di gestione del potere, come strumento di lotta politica per mantenere un sistema fondato sui privilegi di pochi. I capi mafia dell'Ottocento erano grandi latifondisti, grandi proprietari cavieri che utilizzavano la violenza e l'omicidio per tenere sotto il loro dominio migliaia e migliaia di contadini che rivendicavano la condizione di lavoro migliore. Erano capi mafia esponenti della borghesia affaristica e editoriale che utilizzavano la violenza e l'omicidio per ottenere appalti pubblici, per conquistare posizioni di dominio nei vari settori del mercato. L'esercizio concreto della violenza, l'esecuzione degli omicidi, veniva delegato da questi capi mafia borghese ai mafiosi dell'ala popolare, quelli con la popola sporca, potremmo dire gli eredi dei padri di Rodrigo, dei genitori di Nina e di Provenzano, i quali in cambio di questi servizi resi ai capi mafia borghesi ottengono garanzia di impunità e libertà di praticare le estorsioni sul territorio e danni ai decenti più bassi della piramide sociale. Da qui, secondo Paolo Franchetti, una diagnosi di irredimibilità del potere. Lui infatti dice: poiché la mafia è un'espressione della criminalità delle classi dirigenti regionali, soltanto il governo di Roma risolve il problema. Ma poiché il governo di Roma, per stare in più, ha bisogno del consenso determinante di queste classi dirigenti regionali, può intervenire soltanto nei confronti della mafia regionale. Motivo per cui l'Italia si blocca nel prossimo secolo il problema della mafia. Quindi fa una diagnosi della mafia come un problema macropolitico interno alla sicurezza. Quello che è straordinario è che la diagnosi di Franchetti conserva una straordinaria attualità semantica. Il gioco, così come nell'Ottocento, tranne una breve parentesi temporale, una parentesi portoghese che è durata dal 1980-1996, da sempre. I più importanti capi della mafia sono stati borghesi. Il capo della mafia di Corleone, prima di dire Provenzano, era un medico, il conte di Navarra. Il capo della mafia di Palermo, negli anni Ottanta, era Michele Greco, un distinto proprietario per le ospite dei migliori salotti palermitani, al gota mafioso appartenevano i cugini Nino e Enzo Salvo, che erano importanti finanziari, Lima. E oggi, nonostante le fiction televisive alimentino un'impostura culturale secondo cui la mafia sarebbe una storia di bassa macelleria criminale, di cui sarebbero esclusivi protagonisti personaggi come Provenzano e Nino, che si esprime in uno stentato italiano che quasi puzzano stallati, con la realtà dei processi ci racconta un'altra storia, ci racconta che le cose stanno esattamente come l'Ottocento, perché sono decine e decine di capi mafia organici condannati in sentenza definitiva, che sono medici, che sono imprenditori, che sono professionisti, che sono architetti. Io vi faccio velocemente alcuni nomi. Due capi della mafia di Trapani, il dottor Ignazio Bonavia e Vincenzo Pandolfo, sono due medici condannati con sentenza definitiva per 400 centibis. Un capo della mafia di Enna è un avvocato, Raffaele Bellato, che è condannato, quello dell'omicidio.
uno dei capi del più importante comandamento mafioso di Palermo, un medico, il dottor Giuseppe Buttadano, un avvocato appena arrestato, uno dei più famosi architetti della città, l'architetto Giuseppe Liga, che è il capo di un movimento politico. Quando in Italia si fa l'elenco dei poteri forti, si cita sempre il Vaticano, i circoli finanziari, la Confindustria, si dimentica di elencare un altro potere forte, la borghesia mafiosa. Dall'unità d'Italia ad oggi nessuno ha potuto governare l'Italia senza venire a patti con questo importante pezzo di classe dirigente, con il blocco sociale che esprime. E non è un caso. Quando la sinistra dal 1996 ha iniziato a assumere la responsabilità di governo, ha completamente cancellato dalla sua agenda politica quello che era sempre stato importante, cioè il rinnovo dei rapporti mafia politica. Ora è vero che lo Stato italiano, dopo l'estate del 92 e del 93, ha svolto un'azione molto incisiva nei confronti degli esponenti della mafia militare, della mafia popolare, arrestando centinaia di estorsori, di capi mafia, ma così come nell'Italia dell'Ottocento di Facchetti è rimasto impotente nei confronti dei vertici della borghesia mafiosa che costituiscono un architrave di equilibrio nazionale. E non è un caso che per questo motivo ci siano degli intoccabili, cioè delle persone che nonostante siano state condannate in primo e secondo grado, nonostante sia stata riconosciuta la loro complicità con la mafia, sono rimasti potenti. Un nome per tutti, Giulio Andreotti, la Cassazione ha accertato con sentenza definitiva che ha partecipato a ben due incontri in cui si è discusso dell'omicidio del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. Anche dopo l'omicidio ha parlato con chi di questo omicidio, all'interno la questione è stata completamente rimossa. Andreotti continua a andare in televisione come se fosse un padre della patria. E poi che dire di Marcello Dell'Utri, braccio destro di Berlusconi, che è stato condannato anche in secondo grado a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e continua a essere uno dei presidenti del partito. E cosa dire di Nicola Costantino, coordinatore del PDL in Campania, sottosegretario all'economia, per ben due volte la magistratura ha chiesto la cattura di questo personaggio perché ritenuto pericoloso, la Cassazione ha confermato l'esistenza dei motivi contrari e per ben due volte il Parlamento non ha concesso questa autorizzazione. Mi avvio alla conclusione, la terza forma in cui si è determinata la criminalità dei potenti, il ciclo politico, la mafia e la corruzione, che costituisce una costante della storia nazionale. Vedete, se si sa la storia della corruzione in Italia, si può constatare come sin dai tempi della monarchia sabauda si registra una differenza sostanziale nel nostro paese rispetto ad altri paesi quando la corruzione. La differenza è che attorno la corruzione è una sommatoria aritmetica di casi singoli, di cadute di singoli che vengono riprovate dalla coscienza pubblica. In Italia invece la corruzione si manifesta sin dalla monarchia come corruzione sistemica, cioè come codice culturale interno alla classe dirigente che si autogarantisce in tutto. Esemplare a questo proposito è il caso dello scandalo della Banca Romana che esplode nel 1893. La Banca Romana era una delle 5 banche che era autorizzata per conto dello Stato a stampare cartoni. Ebbene, si scoprì che i dirigenti della banca, con la copertura delle pubblici, avevano stampato un'enorme quantità di banconote false. Inoltre, avevano esatto crediti senza garanzia, quindi inesigibili, a fior fiore della nomenclatura del proprio del tempo, membri della famiglia reale, parlamentari di centro, di destra e di sinistra, palazzinari, emergenti, giornalisti, circa 150 esponenti della nomenclatura del potere. Il caso, a un certo punto, da parte fu inevitabile, si svolge un processo nel 1894 che durò 63 udienze, al termine del quale i fatti furono tutti accertati e supportati. Nel processo venne coinvolto anche il Presidente del Consiglio, Giolitti, perché si accertò che aveva incaricato la polizia di farsi prendere il cassa di documenti che incastravano i pubblici. Allo scandalo della Banca Romana seguirono decine di scandali, come lo scandalo della Banca Italiana di Sconto, lo scandalo della Banca di Napoli, lo scandalo del Banco Sicilia, lo scandalo delle truffe nelle forniture militari, fatti sempre accertati, nessun problema, tutti e solo. La peggio di tutto è italiana, per chi conosce la storia italiana, non si è mai fermata. Attraverso il fascismo, la prima, la seconda repubblica, la storia di oggi non sono altro che la replica e la riedizione delle storie di ieri, anche nel loro esito. L'eterna inutilità
si registra però la novità peggiorativa. Prima, almeno, sino a partire dalla Prima Repubblica, la corruzione e l'abuso di potere dovevano essere praticati sotto banco. Oggi invece l'abuso di potere e la corruzione possono essere praticati sempre più alla luce del sole perché sono stati legalizzati. Nel libro di Torino Principe io analizzo in modo analitico quali sono mai stati i passaggi del tatto di questo processo di legalizzazione. Qui non c'è il tempo, faccio un accenno. Per esempio nel luglio del 1997 la maggioranza del centro-sinistra, con l'adesione entusiastica della minoranza del centro-destra, ha varato una riforma del reato pubblica amministrazione che ha sostanzialmente eliminato dal nostro codice il reato di abuso di potere d'ufficio per fine privati. In sostanza, attraverso questa modifica si è legalizzato il clientelismo, la lottizzazione, la federalizzazione delle istituzioni, la selezione del personale politico non per l'utile ma per gradi di fedeltà a vari padroni e padroni. L'abolizione del rischio penale per l'abuso del potere d'ufficio per fini privati ha agito da moltiplicatore per l'abuso d'ufficio ed è stato il semaforo verde che è dato dall'entropia, che viene in campo tutto a costo penale zero, neanche il rischio penale della Prima Repubblica. Dopo la legalizzazione dell'abuso di potere è stata realizzata la legalizzazione del conflitto di interessi, nient'altro che la legalizzazione dell'interesse privato in atto d'ufficio, che è diventata ormai la forma accettata di palese di corruzione. Soltanto il parvenuto del potere, alcuni nostalgici passatisti della Prima Repubblica si ostinano a praticare il vecchio sistema dell'artista della tangente con la busta vera. Gli ammirati, quelli che occupano i vertici della piramide sociale, ormai possono praticare la legalità alla luce del sole e pressoché sterminato l'elenco dei ministri, dei sottosegretari, dei parlamentari, dei consiglieri regionali, dei sindaci, degli amministratori, via dicendo, che utilizzano i loro poteri in conflitto di interessi, elargendo finanziamenti pubblici, concessioni di crediti agevolati a imprese di famiglia alle quali sono poi interessati, distribuendo consulenze loro a parenti, ad amici, assumendo sotto lo scudo stellare una insordabile discrezionalità tecnica amministrativa parenti e amici. La nuova corruzione, su questo vorrei localizzare la sua attenzione, sta corrodendo le basi dello Stato sociale. Vedete, sino nella Prima Repubblica la corruzione veniva finanziata attraverso la continua dilatazione della spesa pubblica. E la continua dilatazione della spesa pubblica era possibile perché si poteva stampare con delimitato moneta. E quindi era possibile l'inflazione. Dopo l'adesione dell'Italia al Trattato di Maastricht e dopo che sono stati imposti rigorosi tetti massi alla spesa pubblica, non è più possibile finanziare la corruzione con l'inflazione. Come si finanzia? Finito il grasso della spesa pubblica, la nuova corruzione legalizzata ha cominciato a nutrirsi del tessuto muscolare connettivo del corpo sociale, cioè delle risorse destinate a finanziare lo Stato sociale. Lo smantellamento dello Stato sociale sta avvenendo mediante le cosiddette privatizzazioni italiane, cioè mediante il diversamento dal pubblico a società privata delle risorse che sono destinate a finanziare la sanità, la scuola, lo smaltimento dei rifiuti, eccetera. In vari processi penali è emerso che cosa sono risolte le privatizzazioni italiane delle principali imprese pubbliche. Possiamo distinguere tre tipologie di privatizzazione all'italiana. La prima tipologia consiste nello svendere sotto costo per un piatto di lenticchie il patrimonio dello Stato dei privati che si acquistano in modo tipico il caso della privatizzazione della compagnia telefonica di Stato, la Telecom. Come è stato accertato nei processi penali, grazie alle alterazioni delle dinamiche del libero mercato, la Telecom venne venduta a un gruppo di affaristi per una cifra molto bassa e pochissimo tempo dopo fu rivenduta, consentendo ai registi dell'operazione di lucrare una plusvalenza di 3.000 miliardi delle vecchie. Una quota parte di questa plusvalenza fu girata sui conti esteri di preferenti di alcuni partiti politici, quelli la fecero entrare in campo per lo scudo fiscale. La seconda tipologia delle privatizzazioni italiane consiste nel portare
le imprese pubbliche mediante la gestione predatoria, concentrando poi tutte le passività in una bad company, il cui costo è corretto della collettività, e tutto il patrimonio aziendale attivo di nuove compagnie che vengono privatizzate. Tipico il caso della privatizzazione dell'Alitalia. Ora si attenti di sapere cosa succede con la Finmeccanica e cosa si farà con la RAI. Se si esamina la composizione dei gruppi societari che hanno beneficiato delle privatizzazioni facendo la parte del leone, si può verificare che si tratta di una decina di mega gruppi che sono collegati tutti tra di loro attraverso il sistema di partecipazione incrociata. Praticamente sono passati dal monopolio di Stato agli oligopoli privati. La terza tipologia di privatizzazione italiana consiste nell'appaltare a privati servizi pubblici che prima erano garantiti e espletati dallo Stato, così come è avvenuto nel campo della sanità, così come avviene lo smaltimento dei rifiuti. La privatizzazione dell'italiano servizi pubblici consiste nel pagare con soldi pubblici dei privati che non hanno rischio di impresa, che non devono competere sul mercato e si è risolto nella maggior parte dei casi in una enorme limitazione dei costi pubblici e una caduta del servizio pubblico, come nel settore sanitario, dopo miliardi di euro, invece di essere destinata a migliorare la qualità degli ospedali pubblici, viene destinata a finanziare delle cliniche private di cui in moltissimi casi sono soci palesi occulti, esponenti dal contratto del fattore, del potere, e che ottengono da rimborsi tariffari che certe volte sono due volte, tre volte rispetto ai prezzi di mercato. E qui concludo, perché il punto è che cosa ha determinato la rottura di tutti gli argini esistenti, come non esistente la prima. Io credo, non so Luca cosa ne penserà a questo proposito, non mi interesserà se la sua opinione, che abbia contribuito il venir meno di un fattore che sino alla fine della prima Repubblica aveva agito come da tutto cambiatore, preso alla storica risalente incapacità di autoregolazione della nostra classe dirigente. Mi riferisco al pericolo del sorpasso a sinistra che ha caratterizzato tutta la storia della prima Repubblica. La classe dirigente doveva autolimitarsi.